silenzio che regnava in sala, penso di poter dedurre che l'attenzione era grande. Io personalmente ringrazio enormemente Don Stefano per il lavoro che ha fatto. Metteremo sul blog, e quindi fruibile per tutti, questo documentario, che ha già tutto l'essenziale nei contenuti che volevamo toccare in questa giornata. Intanto mi sento di dover dire che per entrare dentro questo discorso occorre sentire la drammaticità della situazione. Se uno fosse qui freddamente a dire cosa dicono questi della messa antica, perché non devo andare più in parrocchia con la messa nuova, bene, ne capiamo per niente. È come non avere la domanda. Tu puoi parlare di qualcosa se tu cogli il lavoro, la testimonianza di un altro, se avverti lo stesso dramma, il dramma di fronte al crollo della fede, il dramma di fronte alla situazione tristissima della vita cristiana che ci circonda e che passa anche dentro di noi. Detto questo, noi vi invitiamo a guardare a Per Carmel e a Michael Davis. Non sono gli unici, ma oggi vi chiediamo di volgere lo sguardo a questi due uomini totalmente di chiesa, un domenicano e un professore, un insegnante, animati dalla fede più sincera. Quale autorità hanno su di noi Carmel e Davis? Uno potrebbe dire il discorso sulla messa, l'accettazione di una riforma liturgica, l'obbedienza o meno al Papa o al proprio Vescovo su cose così delicate. Quale autorità hanno Carmel e Davis? Noi non basiamo quello che diciamo sull'autorità del Papa, perché ci spingerebbe ad accettare la messa nuova, o sull'autorità del nostro Vescovo, qualunque Vescovo, veniamo a dirci diverso. Carmel e Davis vanno seguiti, ascoltati, non per gusto personale, perché troviamo li riconosciamo come i paladini di qualcosa che ci piace la messa vecchia, e allora guardiamo a Carmel o Davis. Non per un discorso ideologico, perché sarebbe come riferirci a noi stessi. Noi dobbiamo riferirci a Gesù Cristo, al nostro Signore. Carmel e Davis hanno autorità in quanto quello che hanno detto e fatto si posa sulla tradizione della Chiesa. E quello che hanno detto e fatto ha aiutato a documentare la tradizione della Chiesa, a farla conoscere, a esplicitarla e ad applicarla intelligentemente alle situazioni nuove, talvolta drammaticamente nuove, che la Chiesa ha vissuto in questi anni. Hanno questa autorità, non ne hanno un'altra. Viene in mente un testo, uno scritto di Carmel, diceva: non sono né vescovo né cardinale, sono un frate predicatore, un domenicano, che ha ricevuto la grazia di predicare la fede e di denunciare l'eresia. Penso che il mio ministero domanda di lanciarmi in questa battaglia contro un concilio che finisce nell'eresia. Quale autorità? Quella, lui di un frate domenicano, Davis di un professore intelligente che ha riguardato la storia della Chiesa, in particolare della storia della Chiesa inglese, suscitato dalla domanda drammatica dove va a finire la Chiesa cattolica dopo il concilio. In che senso quello che dicono loro, Carmel e Davis, ci vincola? Perdonatemi questa premessa. Perché qui uno è libero, drammaticamente anche qui libero.
ti vincola quello che Calmel o Davis dicono e scrivono, nella misura in cui tu ne cogli l'intelligenza e il legame con la tradizione. Cioè non è mai, noi non siamo mai esentati da un lavoro intelligente sulle verità della fede. E questo è il problema. Non è che tu devi aspettare che lo dica qualcun altro. La tradizione, l'insegnamento, il magistero della Chiesa è dato. La rivelazione è avvenuta. I dogmi ci sono. La vita liturgica di 2000 anni della Chiesa c'è. Non si può negare. Nella misura in cui Calmel e Davis intelligentemente te la fanno capire e te la fanno cogliere, beh, nella misura in cui la tua intelligenza ha capito e il tuo cuore ha colto che c'è il vero e il buono Dio, tu devi obbedire. Non siamo mai esentati da un lavoro personale, ed è l'invito di questa giornata. Già col documentario basterebbe. Credo che abbia suscitato in noi alcune domande o decisioni. Vedete, noi non siamo più abituati a questo, perché una falsa idea della fede, della rivelazione, sembra che non sia fatta di contenuti, no? La rivelazione diventa un'esperienza del divino, no? Devi vivere con Dio, no? Non ci sono più delle verità. Pensate al catechismo, non è più il catechismo personale, ma è esperienziale da 30 anni, Uno fa esperienze dell'amicizia con Gesù. Allora, se la rivelazione è una cosa esperienziale, ti obbligheranno ad appartenere a qualcosa dentro cui fai esperienza. Mentre la rivelazione ha dei contenuti e delle verità che diventano una vita nella liturgia. Allora, innanzitutto, non si tratta di essere intruppati, ma di obbedire alla verità e alle verità che Dio ha rivelato. Ed è questo il lavoro di oggi, che tra l'altro cade, non l'abbiamo voluto, non l'abbiamo pensato, 50° anniversario, lo ricordava qualcuno prima, della prima messa in italiano, 7 marzo 1965, per la verità non era ancora la messa del 69, era la messa di San Pio V, amputata di qualche parte e parzialmente tradotta in lingua italiana. Per aiutare il lavoro, perché dopo l'entusiasmo del documentario potremmo essere già stanchi, abbiamo differenti capacità di attenzione, io chiederei che sia distribuito, magari 3 o 4 persone possono farlo velocissimamente, la dichiarazione di Per Calmel del 27 novembre 1969, quella che è stata brevemente in alcune parti già evidenziata dal documentario. E lavorerei il più brevemente possibile, per favorire magari anche un dibattito, su questa dichiarazione. Così avete qualcosa in mano, abbiamo qualcosa in mano e da lì partiamo. Dicevo, leggerei con voi questo testo ancora, non mi soffermo su tutto, faccio alcune sottolineature, facendo un rimando all'opera di Michael Davis, La riforma liturgica anglicana, che vivamente consigliamo. Ci sono, per dire, di Per Calmel purtroppo c'è questa bellissima biografia, che è solo in francese per ora, speriamo che qualche bravo sacerdote francese o italiano che conosce il francese faccia la traduzione, la dia più presto possibile, fidei, perché da questa biografia si vede che profondità di fede e di vita cristiana, che profondità ha vissuto Per Calmel. Siamo di fronte a un santo, non un polemista. Ma di Per Calmel consigliamo, noi abbiamo alcune copie, in italiano c'è questa, Breve apologia della Chiesa di sempre, una raccolta di articoli sintetici ma densissimi. E poi, i rimandi sono all'opera di Davis, dicevo, La riforma liturgica anglicana, che finalmente c'è in lingua italiana.
mi attengo alla messa tradizionale, quella che fu codificata ma non fabbricata da San Pio V nel XVI secolo, conformemente ad un uso plurisecolare. Rifiuto dunque l'ordo missa di Paolo VI. Perché? Perché in realtà questo ordo missa non esiste. Ciò che esiste è una rivoluzione liturgica universale permanente, permessa o voluta dal Papa attuale, e che riveste per il momento la maschera dell'ordo missa del 3 aprile 1969. Per il momento, perché la riforma è continua. È il diritto di ogni sacerdote rifiutare di portare la maschera di questa rivoluzione liturgica. Estimo mio dovere di sacerdote rifiutare di celebrare la messa in un rito equivoco. Se accettiamo questo nuovo rito che favorisce la confusione tra la messa cattolica e la cena protestante, come sostengono i due cardinali Baccio e Taviani e come dimostrano solide analisi teologiche, allora passeremmo senza tardare da una messa intercambiabile, come riconosce del resto un pastore protestante, a una messa completamente eretica e quindi nulla. Iniziata dal Papa, poi da lui abbandonata alle chiese nazionali, la riforma rivoluzionaria della messa porterà all'inferno. Come accettare di rendersene complici? Mi chiederete, mantenendo verso e contro tutto la messa di sempre, hai riflettuto a che cosa ti esponi? Certo, io mi espongo, per così dire, a perseverare nella via della fedeltà al mio sacerdozio e quindi a rendere al sommo sacerdote, che è il nostro giudice supremo, l'umile testimonianza del mio ufficio sacerdotale. Io mi espongo altresì ad assicurare dei fedeli smarriti, tentati di scetticismo e o di disperazione, ogni sacerdote in effetti che si mantenga fedele al rito della messa codificata da San Pio V, il grande Papa Domenicano della Controriforma, permette ai fedeli di partecipare al Santo Sacrificio senza alcun possibile equivoco, di comunicarsi senza rischio di essere ingannato al Verbo di Dio incarnato e immolato, reso realmente presente sotto le sacre specie. Al contrario, il sacerdote che si conforma al nuovo rito, composto di vari pezzi da Paolo VI, collabora per parte sua ad instaurare progressivamente una messa menzognera dove la presenza di Cristo non sarà più autentica, ma sarà trasformata in un memoriale vuoto. Per ciò stesso, il sacrificio della croce non sarà altro che un pasto religioso dove si mangerà un po' di pane e si berrà un po' di vino. Nulla di più, come i protestanti. Il rifiuto di collaborare all'instaurazione rivoluzionaria di una messa equivoca, orientata verso la distruzione della messa, a quali disavventure temporali, a quali guai potrà mai portare? Il Signore lo sa. Quindi basta la sua grazia. In verità, la grazia del cuore di Gesù, derivata fino a noi dal santo sacrificio dei sacramenti, basta sempre. È perciò che il Signore ci dice così tranquillamente: colui che perde la sua vita in questo mondo per causa mia la salverà per la vita eterna. Riconosco senza esitare l'autorità del Santo Padre. Affermo tuttavia che ogni Papa, nell'esercizio della sua autorità, può commettere degli abusi d'autorità. Sostengo che il Papa Paolo VI ha commesso un abuso d'autorità di una gravità eccezionale quando ha costruito un nuovo rito della messa su una definizione della messa che ha cessato di essere cattolica. La messa, ha scritto nel suo ordo missa, è il raduno, l'assemblea del popolo di Dio presieduto da un sacerdote per celebrare il memoriale del Signore. Questa definizione insidiosa omette a priori ciò che fa la messa cattolica da sempre e per sempre irriducibile alla cena protestante. E perciò, perché per la messa cattolica non si tratta di qualunque memoriale, il memoriale è di tal natura che contiene realmente il sacrificio della croce, perché il corpo e il sangue di Cristo sono resi realmente presenti in virtù della duplice consacrazione. Ora,
mentre ciò appare così chiaro nel rito codificato da Pio V, da non poter essere tratti in inganno, in quello fabbricato da Paolo VI rimane fluttuante ed equivoco. Fluttuante ed equivoco. Parimenti, nella messa cattolica il sacerdote non esercita una presidenza qualunque. Segnato da un carattere divino che lo introduce nell'eternità, egli è il ministro di Cristo, che fa la messa per mezzo di lui. Ben altra cosa è assimilare il sacerdote a un qualunque pastore delegato dai fedeli a mantenere in buon ordine le loro assemblee. Orbene, mentre ciò è certamente evidente nel rito della messa prescritta da San Pio V, è invece dissimulato, se non addirittura eliminato nel nuovo rito. La semplice onestà, quindi, ma infinitamente di più l'onore sacerdotale, mi chiedono di non avere l'impudenza di trafficare la messa cattolica ricevuta nel giorno della mia ordinazione, poiché si tratta di essere leale e soprattutto in una materia di una gravità divina non c'è autorità al mondo, fosse pure un'autorità pontificale, che possa fermarmi. D'altronde, la prima prova di fedeltà e d'amore che il sacerdote deve dare a Dio e agli uomini è quella di custodire intatto il deposito infinitamente prezioso che gli fu affidato quando il vescovo gli impose le mani. È anzitutto su questa prova di fedeltà e d'amore che io sarò giudicato dal giudice supremo. Confido che la Vergine Maria, madre del Sommo Sacerdote, mi ottenga la grazia di rimanere fedele fino alla morte alla Messa Cattolica, vera e senza equivoco. Tu sum ego salum et fac, sono tutto vostro, salvatemi. È una dichiarazione molto dura. Uno potrebbe immediatamente rifiutare un discorso così, alzarsi e andarsene. Ah, voi ci conoscete, non amiamo fare discorsi su aspetti secondari. L'urgenza e la drammaticità della vita chiedono un affronto urgente, drammaticamente urgente, dei contenuti. Ripeto, dichiarazioni molto forti. Ribadisce l'obbedienza e il riconoscimento dell'autorità del Santo Padre, ma dice l'autorità del Papa è limitata, non è superiore alla tradizione. Non abbiamo il tempo di affrontare questo discorso. Il titolo di questa giornata è: quale attitudine tenere di fronte al problema, quali decisioni prendere, cosa fare di fronte al problema della Messa. Abbiamo provenienze diversissime, abbiamo persone sicuramente in sala che non hanno mai assistito alla Messa tradizionale da 5 anni a questa parte. Abbiamo chi non va più alla messa di Paolo VI. Abbiamo chi di tanto in tanto, se può, assiste alla liturgia della tradizione. Abbiamo storie diverse. Chiedo a tutti la pazienza di poter fare un piccolo tratto oggi pomeriggio. Un tratto insieme. Rispettando la serietà umano-cristiana di un uomo come Carmel e di un uomo come Davis. Allora, io partirei subito da qualche sottolineatura prima che la nostra capacità di attenzione sia definitivamente terminata. La dichiarazione inizia con una frase molto semplice: mi attengo alla messa tradizionale, mi attengo. Allora, questo io vorrei sottolinearlo più volte. Non si tratta di scegliere una messa, si tratta di rifiutare una riforma. È ben diverso. E di restare a ciò che la Chiesa ha fatto fino al giorno prima. Non si tratta di dire quale cristianesimo ti piace, non si tratta neanche di tornare alla tradizione, perché almeno non fu così. Per alcuni di noi materialmente è stato così, perché storicamente siamo nati dopo, ma è solo per il fatto che siamo nati dopo. Ma anche noi che torniamo alla tradizione, in quanto torniamo a qualcosa che la Chiesa ha fatto prima, restiamo. Scusate se è poco,
Questo è la prima parola solenne contro qualsiasi tentazione di scisma. Uno non esce dalla Chiesa. Questo è molto importante. Ma sta nella Chiesa, custodendo ciò che la Chiesa stessa ha fatto, soprattutto ha codificato e rigidamente ha obbligato. Se avessimo fatto questo 60 anni fa, 70 anni fa, nessuno si stupiva, ci avrebbero detto, ci mancherebbe, la messa non si può cambiare. Comparissero certi vecchi parroci che alcuni di noi non hanno ancora conosciuto. Guardando quello che si fa in alcune nostre chiese fratelli e quello che si fa nelle parrocchie di giro, direbbero, ma il cattolicesimo è di dove c'è la messa, di più quinto. Non avrebbero dubbi. Salto perché diventa tardi, no, sì. E mi attengo alla messa tradizionale, quella che fu codificata ma non fabbricata da San Pio V nel XVI secolo, conformemente ad un uso plurisecolare. Allora qui mi permetto di rimandare, se qualcuno vuole prendere un appunto, se vuole una cosa, al capitolo decimo dell'opera di Devi sulla riforma liturgica. È un, qualcuno mi diceva che lo sta leggendo, è un grande catechismo, certo. È semplicemente il catechismo della dottrina cattolica, il libro di Devi, bagnato dalla commozione della storia e dal sangue di Maria. Nel capitolo decimo, che si intitola Il messale riformato da San Pio V, tutto il capitolo è volto a dimostrare che San Pio V non ha fatto nessuna messa. Voi sapete cosa successe dopo il concilio, no? E nel 69 hanno detto, come dopo il concilio il Papa fece un messale, adesso dopo il concilio della Vaticano II, Paolo VI ha voluto un altro messale, voi dovete obbedire a questo messale, che corrisponde al concilio, come se ogni concilio dovesse fare una messa. Non è così. Pio V, dopo il concilio di Trento, non ha fatto una messa, ma ha codificato conformemente ad un uso plurisecolare, secondo la tradizione. Cito da Davis, il messale del 1570, Pio V, fu certo il risultato delle direttive date durante il Concilio di Trento, ma fu in effetti, per quanto riguarda l'ordinario, il canone, il proprio del tempo e ben altri punti, una replica del Messale Romano del 1474, che riprendeva a sua volta tutti i punti essenziali, la pratica della Chiesa Romana all'epoca di Innocenzo III, che proveniva a sua volta dall'uso in vigore ai tempi di Gregorio il Grande, Gregorio Magno, e dei suoi successori nell'VIII secolo. In breve, il messale del 1570, per l'essenziale, era l'uso liturgico dominante dell'Europa medievale a cui apparteneva l'Inghilterra con i suoi riti. Altra citazione, sempre del capitolo decimo. Inoltre, è di costante tradizione che San Gregorio Magno fu l'ultimo a modificare la parte essenziale della messa, il canone, come lo dichiarava Benedetto XIV, nessun papa ha aggiunto o cambiato nulla al canone dopo San Gregorio. Il fatto che sia rimasto lo stesso durante 13 secoli è la testimonianza più eloquente della venerazione di cui non smise mai di essere circondato il canone e degli scrupoli che si sono sempre provati a portare la mano su un'eredità così sacra che ci viene dalla notte dei tempi, la tradizione apostolica. Questo argomento meriterebbe approfondimenti. Molti di voi che hanno lavorato in questi anni sulla dottrina, lo hanno fatto. Ad altri l'invito di leggere, di studiare, di conoscere maggiormente questi aspetti.
Bisogna insistere, dice sempre, scrive sempre Davis, sul carattere antico della messa romana. Esiste ciò che il padre Fortescue descrive come una sorta di pregiudizio, dice, interessante, ho segnato alcune cose per voi. C'è un pregiudizio, non so quando si assiste, va di moda nelle messe, nelle parrocchie nostre, se arrivano quelli del rito orientale, no? Che bella la messa, il rito di San Giovanni Crisostomo, eccetera, no? Allora si spalancano le porte, no? I più famigerati neoliturgisti, ma guai, no? Dare spazio alla messa di San Pio V. E c'è una noticina di Davis interessante. Dice, esiste un pregiudizio secondo il quale tutto ciò che appartiene alle chiese orientali, slavo-greca, è necessariamente antico. È un'opinione erronea. Non esiste attualmente nella liturgia orientale chi possiede un uso ininterrotto così antico come la messa romana, ma la messa di San Pio V. Questo è particolarmente vero per il canone romano. Il canone del nostro rito romano, che fu per l'essenziale redatto nel IV secolo, è l'esempio più antico e più venerabile di tutte le preghiere eucaristiche in uso fino ad oggi. Questo ci dice, no? Cioè, si tratta di restare veramente nella tradizione, non è qualcosa di confezionato nel 1500 o nel pieno medioevo. A un certo punto dice, il Papa ordina la riforma liturgica, un consilium, ad esempio, fa il nuovo messale, fu il concilio a fare il messale, nuovo, e diventa obbligatorio nel 69, almeno in Italia fu subito, è obbligatorio, diverso per le diverse nazioni, per Carmel rifiuta e dice nella sua dichiarazione, se accettiamo questo nuovo rito che favorisce la confusione tra la messa cattolica e la cena protestante, passeremo come una messa intercambiabile, scusate, allora passeremo senza tardare, se accettiamo, ad una messa intercambiabile. Attenti a questi termini, intercambiabile. Cioè una messa che per il momento può essere letta in modo cattolico e in modo protestante. Dipende da dove parti. È la messa attuale, non uso in tutte le parole. Ma è una situazione intermedia questa, perché arriveremo a una messa in futuro, non è un giudizio sulla messa di Paolo VI questo, ma la messa intercambiabile aprirà la strada nel futuro a una messa completamente eretica, quindi nulla. Allora dice, sento il dovere di perseverare, senti che questo ha qualcosa da dire non solo a un padre domenicano, un sacerdote, ha da dire a ogni cristiano qualcosa di serio. E dice lui, in questo modo rassicuro anche i fedeli, e dice, occorre non conformarsi al nuovo rito. Il sacerdote che si conforma al nuovo rito collabora per parte sua ad instaurare progressivamente una messa menzognera, dove la presenza di Cristo non sarà più autentica, ma sarà trasformata in un memoriale vuoto. Attenti, io qui farei un collegamento, a me sta molto a cuore, con il capitolo dodicesimo, scusate che cerco perché qua dovevo mettere i foglietti, ma la domenica mattina c'è molto lavoro da fare, quindi. Allora, capitolo dodicesimo, interessantissimo del libro di Davis,
si intitola così, una composizione di una ingegnosa ambiguità. Attenti, Davis non parla della messa di Paolo VI, parla della messa di Cranmer, quella del Prior Book, quello saltato fuori dalla riforma liturgica anglicana ai tempi dell'uscismo. Sottolineo, lo ricordava anche il documentario, che la grande tesi di Davis è questa: il protestantesimo e l'eresia entrò in Inghilterra non per la predicazione, come in Germania o in Svizzera con Lutero e Calvino, ma per una riforma ambigua della liturgia, la messa intercambiabile. Ecco perché faccio il legame con la dichiarazione, con quello che Calvino dice sulla messa di Paolo VI. Perché questa nuova messa inglese poteva essere vista ancora come cattolica da chi era ancora cattolico, ma poteva essere perfettamente accettata da un riformato protestante. Capite cos'è la messa intercambiabile? Che cosa faceva della messa di Cranmer, della riforma liturgica inglese, una messa ambigua, intercambiabile? Un grande numero di omissioni. Ci ha tagliato via, ha tirato via. E tutte queste omissioni erano fatte per attenuare tre dogmi principali che la messa cattolica contiene. Il primo, che la messa è un vero sacrificio. Nella messa è offerto a Dio un vero e reale sacrificio, un sacrificio propiziatorio. Secondo dogma, che veniva taciuto, l'ostia o la vittima è il Cristo stesso presente sotto la specie del pane e del vino, la vittima. 3. I sacerdoti e solo loro sono i ministri della messa. Allora, il capitolo dodicesimo, per chi leggerà questo testo, è molto interessante. Il primo prayer book di Edoardo VI dice, cioè la messa inglese, non poteva essere accusato di eresia formale, poiché era abilmente redatto e non conteneva nessun rifiuto formale della dottrina anteriore alla riforma. Era una composizione di una ingegnosa ambiguità, formulata in maniera tale da permettere ai più conservatori di interpretarla alla loro maniera e di utilizzarla con la coscienza in pace, mentre i riformatori le avrebbero dato la loro interpretazione e l'avrebbero vista come uno strumento destinato a preparare la prossima tappa della rivoluzione religiosa. Infatti è impressionante come la dichiarazione di Calmet coincida con la lettura fatta da Davis sulla riforma di Cuscinalità. Impressionante. Il carattere protestante, dice Davis, nel capitolo 8 ne aveva già parlato, ne parla abbondantemente, il carattere protestante delle liturgie riformate, in generale, del Prior Book in particolare, erano dovuti innanzitutto a ciò che esse sopprimevano nella messa latina tradizionale, cioè tutto ciò che aveva un retro gusto di oblazione, come diceva Lutero. Attenti, ciò che è tolto è negato. Tu togli da un testo una cosa, che trovi più? Ma non troverai l'affermazione contraria. Nessuno studio teologico della nuova composizione, della nuova messa inglese, pur minuzioso che sia, permette di trovare alcunché che si accordi con la negazione luterana del carattere sacrificatorio della messa. Sul tema esplicito, gli anglicani no. Però dice, non troverai neanche nulla che escluda questa negazione. E decidi tu. Di conseguenza,
Se si considerano le caratteristiche del nuovo servizio anglicano e lo si confronta sia con l'antico messale sia con le liturgie luterane, è dalla parte di queste ultime delle liturgie luterane che lo si mette senza esitare e non con il messale romano. Ma occorre una purezza di intelligenza e di volontà per cogliere queste cose. Riprendo, al contrario, il sacerdote che si conforma al nuovo rito, composto di vari pezzi da Paolo VI, collabora per parte sua ad instaurare progressivamente una messa menzognera, dove la presenza di Cristo non sarà più autentica, ma sarà trasformata in un memoriale vuoto. Perciò stesso il sacrificio della croce non sarà altro che un pasto religioso dove si mangerà un po' di pane e si berrà un po' di vino. Parole molto forti. Nulla di più, come i protestanti. Il rifiuto di collaborare all'instaurazione rivoluzionaria di una messa equivoca orientata verso la distruzione della messa, a quali disavventure temporali, a quali guai potrà mai portare? Cari amici, era terribile nel 69 decidere. Per noi è molto più facile oggi. Abbiamo avuto un Papa che ha detto che la messa tradizionale non è stata mai abolita. Nessuno l'aveva detto però prima di lui, ufficialmente. Ha fatto credere il contrario. È stato Benedetto XVI a almeno parole dichiarare una giustizia su questo. Dovrebbero seguire i fatti, ma siamo riconoscenti al Signore già dalle parole. Allora dice, cosa mi espongo? E dice, il Signore lo sa, le disavventure temporali, lui muore, il Signore lo prende con sé molto presto. Cosa sarebbe successo al Padre Eterno se non fosse passato a mio vita? Lo sappiamo da quello che è accaduto a tanti grandi testimoni della fede. Il Signore lo sa, dice lui, è un uomo di vita interiore grandissima, non è un polemista, ripeto, è un vero domenicano, un figlio della Chiesa, un grande maestro spirituale. Non era neanche un conservatore, voi sapete, qui è citato, quando viene chiamato alla fine degli anni 40 per ricordare, Pio XII ha detto, le costituzioni degli ordini religiosi vanno adattate alla vita moderna, nel senso giusto però, E lui fece per queste suore domenicane insegnanti la riforma delle costituzioni che venne approvata, venne lodata all'inizio, poi alcuni anni dopo venne bocciato e mandato in esilio perché prima sei benedetto, poi sei scomunicato. Addirittura lui era contrario, ha detto ai suoi insegnanti americani, voi avete la clausura, come capitava una volta negli ordini, clausura e poi l'educandato con le due, insomma, voi non potete mantenere la clausura, se dovete educare le giovani, non potete, quindi non era un conservatore, per Carmelo, tiriamoci via dalla testa questo, un uomo che sapeva che non si può cambiare la verità della fede e la dottrina, e la dottrina che porta la grazia, che si chiama liturgia. Allora, dice, non posso avere un'attitudine ambigua. Allora io vi invito, e poi chiudo perché diventa troppo lungo, a considerare, annotatelo se per carità, il capitolo 16 di questo libro. È tutta una preparazione per arrivare al dunque che è il capitolo 16. Il capitolo 16, spero di trovarlo subito, la politica del compromesso, attenti a questo titolo, la politica del compromesso, è ciò che ha rifiutato in modo totale per Campbell e che gli ha fatto addirittura fare un atto pubblico perché scrive questa dichiarazione perché per rafforzare la fede, lui umilissimo, chi lo conosceva, era stupito dalla forza delle sue dichiarazioni e dall'umiltà della sua persona quando lo si conosceva personalmente. Sono delle testimonianze.
gli fanno fare questo atto pubblico perché la situazione è di una gravità eccezionale. Non accetta il compromesso, non soltanto privatamente, ma neanche pubblicamente, perché il compromesso se no resta, se tu non rifiuti pubblicamente il compromesso. E cosa dice Davis riguardo alla politica del compromesso? Allora, ricordate, la messa anglicana era una composizione di inaudita ambiguità, poteva essere letta in modo cattolico dai conservatori e in modo protestante dai novatori, cioè quelli che voleva cambiare. Non conteneva negazioni formali, ma taceva i dogmi principali, quelli che devono essere. Dice Davis: abbiamo constatato nei capitoli precedenti che quasi tutto il clero cattolico in Inghilterra decise di interpretare la Santa Cena di Cranmer in un senso compatibile con l'ortodossia, senza diventare eretici, piuttosto che opporvisi apertamente. La maggioranza dei preti in Inghilterra ha detto: ma siccome non c'è niente di così cattivo, non si nega il sacrificio, non si nega il sacerdozio, non si nega la presenza reale, io la dico questa messa, perché è male minore, bisogna stare dentro la chiesa, bisogna obbedire. I martiri, dice Davis, sono l'eccezione. Ben inteso, non abbiamo il diritto, dice Davis, di giudicare questi preti. È facile essere saggi dopo il fatto, per noi oggi, seduti in una poltrona, No al compromesso, ecco uno slogan che suona bene, l'ho appena usato io. Ma quanti cattolici possono dire oggi, senza mentire, che avrebbero sicuramente agito diversamente? Si sa, i martiri sono l'eccezione, dice Davis, non la regola generale. È Dio che giudica e noi siamo assicurati dalla sua misericordia. Cioè, noi non giudichiamo questi che sono scesi al compromesso. Dice, ma se non abbiamo il diritto di giudicare coloro che accettarono il compromesso, ci è permesso di giudicare il compromesso in se stesso e di valutare le conseguenze. Dice, giudichiamo il compromesso in se stesso, questa attitudine, questo dire, siccome non ci sono eresie formali, io questa messa la dico, dicono i preti, o alcuni cattolici, io a questa messa assisto, sono mica io il Papa, sono mica io il Re. Mettiamoci nell'epoca, il Re non è che è il Presidente della Repubblica, ha valenza sacra il Re, Cioè disobbedire al Re nell'Inghilterra dell'epoca e nel cattolicesimo non era una piccola cosa. Non c'è solo il Papa come autorità di fronte a Dio, c'è anche il Re che è Re cristiano. Non abbiamo idea, Non possiamo riuscire a metterci dentro quella situazione. A mio parere qui vale il fatto di dire il Vescovo non è contento, il Papa non è contento, quindi diciamo lo stesso. Diciamo solo questa, facciamo lo stesso, come analogia c'è. Dice Davis, ci è permesso di giudicare il compromesso, cioè cosa ha portato il compromesso allora, nel XVI secolo? Gli storici e i vescovi cattolici che abbiamo citato, dice Davis, in questa opera, hanno condannato il nuovo servizio di comunione, la nuova messa anglicana, e l'hanno dichiarato inaccettabile in ragione delle gravi omissioni che presenta rispetto al rito tradizionale della messa. Queste omissioni avevano essenzialmente per scopo di permettere di interpretare il nuovo rito in un senso conforme alla negazione dell'insegnamento cattolico sul sacrificio e la presenza reale. Il fatto che non contenga eresia formale la nuova messa o che il rifiuto della dottrina cattolica non vi si trovi formulata esplicitamente non cambia nulla alla questione. Ciò che non è affermato è considerato come negato perché è stato tolto. Sarebbe diverso se fosse una novità assoluta. Non è una novità assoluta, tu hai tolto dalla messa queste parti. Se è
non affermato, è negato. Indubbiamente, questo era un inganno. Il clero favorevole al compromesso, la maggioranza, era caduto nella trappola che gli tendeva il riformatore. Per poter approvare il libro della preghiera comune, la nuova messa, vi scoprì la dottrina ortodossa della presenza reale, appoggiandosi su qualche espressione ambigua, di cui abbiamo già parlato. Fece finta di ignorare le pagine che vanno manifestamente nel senso opposto. La politica del compromesso era diventata una politica così diffusa che tutti o quasi accettarono il prayer book nel 1552. Dei preti che avevano ammesso l'introduzione dell'inglese nella liturgia nel 1547, quella di elementi nuovi nella messa tradizionale nel 1548, la riforma inglese è stata progressiva, 1547, l'inglese 48, altri elementi, e il servizio ambiguo del 1549, erano inclini a dire che è troppo tardi. Cosa fai? Inizia a accettare delle piccole riforme. E ci siamo, scusate, è talmente evidente che la stessa. Io mi devo mangiare il cervello per vedere questa cosa. I preti hanno detto, ma sì, per l'inglese, ma sì, per quest'altro elemento. Quando si è arrivati a opera compiuta, hanno detto, è troppo tardi, per tornare indietro. E ci siamo. I tre quarti dei preti abbandonarono allora la messa e il Papa con la stessa facilità con cui coloro che vivendo 25 anni prima avevano abbandonato la sola supremazia di Roma nel caso del matrimonio di Enrico VIII nel momento delle nozze. La grande maggioranza della nazione non testimoniò, un'altra citazione di Davis, un'inclinazione marcata a rivoltarsi contro l'antica fede. Cioè, gli inglesi non è che amavano questa riforma, non erano dei protestanti nel cuore, no? Non erano contro la loro tradizione cattolica. Ma altrettanto vero affermare che questa maggioranza non provò neppure un vivo desiderio di difenderla. Vedete, l'ignavia, quella morte dell'anima che non ti fa muovere. La maggior parte dei cattolici finirono per cedere alla pressione tenace e costante del governo. Persero il contatto con la messa e assistettero alle nuove celebrazioni eretiche. Dovevano andare in qualche chiesa. Non c'era più la messa cattolica e andavano al servizio anglicano. Questa apostasia quasi universale, che costituisce veramente il periodo cerniera della storia religiosa dell'Inghilterra, non fu la resa improvvisa e spettacolare. Essa fu progressiva, ma ebbe un effetto cumulativo e duraturo. Guardate, fratello, questo pericolo. Non ci fu il momento di dire basta, non siamo più cattolici, siamo passati alla riforma. Fu una resa progressiva, ma cumulativa. Aggiungi tradimento a tradimento. E dura tua. Immaginiamo nel corso di questi anni alcune manifestazioni di questo spirito di compromesso, certi sotterfugi a cui fecero ricorso i cattolici per giustificare la loro assistenza ai servizi anglicani, certi sotterfugi morali. Questa o quella scusa immaginata da loro per discolparsi e per evitare di cedere nell'apostasia più completa, di cadere nell'apostasia più completa. A questo riguardo, Monsignor Beck scrive: quando le persone transigono con la loro coscienza, non hanno che un'eccessiva tendenza a farsi difensori accaniti della loro debolezza. Parole sante. Ebbene,
ciò che sembra essere stato il caso sotto il regno di Elisabetta per un gran numero di cattolici inglesi infedeli. In capo a qualche anno, questa attitudine portò intere famiglie a perdere la fede. Non avevano più il prete cattolico, dovevano pregare, dovevano vivere socialmente nel villaggio. È una storia che conoscete, non perché avete studiato la storia inglese. Pensate, io sono rimasto, non me lo ricordavo più, ormai tanti 10 anni che l'ho letto. Nel 1562, quanto era profonda questa politica di conformazione, un gruppo di nobili cattolici inglesi redassero una petizione all'indirizzo del Concilio di Trento. Hanno scritto al Concilio di Trento, invito, spiegavano le circostanze particolari nelle quali si trovavano e sollecitavano una decisione riguardo all'assistenza ai servizi americani. Se non abbiamo più la messa, possiamo andare ai servizi americani. Speravano senza dubbio che fosse loro accordato il permesso di associarvisi, perché nella messa anglicana non c'era niente contro il dogma. La petizione fu sottoposta all'Inquisizione. La risposta degli inquisitori, assistiti sotto la presidenza del cardinale Disleri, che diventerà Pio V, fu un rifiuto categorico di approvare ogni associazione con gli eretici in ogni possibile atto di culto. Dopo aver vietato questa pratica, gli inquisitori aggiunsero che in questo caso non si tratti solamente di comunicatio in sacris con gli eretici. Non è legittimo, dice l'intervento del cardinale Ghisleri, né abbandonare la pratica cattolica, né adottare esteriormente la religione degli eretici, o assistere alla loro salmodia, al canto dei salmi, o alla loro predicazione. Nel caso che ci è stato sottoposto, in effetti, non si tratterebbe di una semplice partecipazione religiosa agli uffici degli eretici o di un associarsi alle loro pratiche. Questo porterebbe ad accettare o professare la loro condotta e i loro errori, perché i cattolici non agiscono così, perché i cattolici, scusate, che agiscono così, non hanno altre ragioni, facendo questo, che farsi passare loro stessi per eretici, alla fine di sfuggire alle sanzioni inflitte ai cattolici. Salvarono il cattolicesimo coloro che rifiutarono il compromesso. Coloro che preservarono la fede in Gran Bretagna furono innanzitutto i giovani che entrarono nei seminari dell'Europa continentale. Andarono via dall'Inghilterra, ritornarono a donare al popolo la messa di nascosto e ben sovente donarono la loro vita per la messa, per questa messa latina tradizionale che si trova nel Bressale di San Pio V. Sono queste le radici della dichiarazione di Calmel, sono questi i contenuti che devono far riflettere ciascuno di noi. Siamo condizioni spirituali, morali, storiche, sociali, diverse, ma occorre non scappare dal problema. Per Carmela aggiungo salto, avevo fatto tutta una traduzione di testi, ma non è il caso. Per questo voglio leggervelo. Dice: la fedeltà non è mai disgiunta dalla croce. E se tu hai capito che questo è vero, in coscienza ti è domandata la fedeltà, però non illuderti, non sarà senza sofferenza. Avrai tante grazie per me, ma la sofferenza resta. E diceva per Carmel: Gesù è in agonia nella sua chiesa. Possiamo dire all'ora attuale, veglieremo dunque con la Chiesa in agonia, sicuri che essa è ben la stessa Chiesa e che noi dobbiamo essere sempre più generosi, ciascuno al suo posto, per vivere di essa e vivere in essa.
È così che terremo compagnia a Gesù nella sua agonia. E un altro testo dice: noi non abbiamo rifiutato la sofferenza che ci viene dalla risoluzione di essere fedeli alla Chiesa di sempre, riguardo soprattutto al Santo Sacrificio, alla Messa tradizionale, di essere fedeli a questa Chiesa piuttosto che accedere a direzioni ambigue, senza nettezza giuridica, senza nettezza giuridica, pensate, hanno fatto credere che era stata abolita la Messa. E non lo fu mai, senza nettezza giuridica. E contraria manifestamente alla tradizione, pur venendo dal Papa. Siamo i figli docili del Papa, figli docili del Papa, ma non era una scusa dire questo. Ma rifiutiamo di entrare in complicità con le direttive papali che inclinano al peccato. Perché? Esse distruggono la messa, smantellando delle garanzie oggettive. Oggi, dopo 50 anni, solo chi non vuol vedere la realtà, come i farisei del Vangelo di questa domenica, che non vogliono vedere il miracolo, solo chi non vuol vedere la realtà può avere dubbi sul disastro della riforma della messa. La nostra maggioranza di chiese non avrà più la messa, né di Paolo VI, né di Pio V. È solo questione di tempo. Siamo figli docili del Papa, ma rifiutiamo di entrare in complicità con le direttive papali che inclinano al peccato. Altri hanno rifiutato la sofferenza inseparabile da una fedeltà dentro queste condizioni. Questi altri, quelli che avevano capito tutto già 50 anni fa, ma sono andati al compromesso, questi ci fanno la guerra, dice Falcarmelli, e ci accusano di essere nemici del Papa. Ed è falso questo. Voglio terminare solo con questa semplice considerazione di Falcarmelli, limpida nella sua: non dire mi privo della messa, ma sono privato della messa. Quando uno decide di non assistere più al rito ambiguo, non dire mi privo della messa, ma sono privato della messa. E se essa è ancora valida, si trova che all'ora attuale essa glissa troppo verso la protestantizzazione e che essa serve troppo il lavoro di protestantizzazione perché io doni me stesso, la mia cauzione, a questa messa, anche se valida. Messa letta a casa propria, leggere forse piuttosto che l'ordinario proprio, orazione, epistola, Vangelo graduale. E poi fare chilometri, se questo è possibile, per assistere al Santo Sacrificio. Permettetemi di terminare solo con una visione molto poetica, uno scritto bello del Falcarmelli. Vorrei dedicarlo a tutti quelli che fanno l'impossibile umano, ma possibile con la grazia, per assistere alla messa tradizionale tutte le domeniche, tanti carissimi amici e tanti che devono privarsene per ragioni serie. È andato a Verdun, a Dumont, luoghi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Parlo tremando di questi luoghi, di tanto eroismo e di tanta santità, di un orrore così spaventoso, cimitero di guerra, un immenso cimitero di 15.000 piccole croci bianche, tutte uguali. Sapete com'è forte in Francia, ricorda la Prima Guerra Mondiale, anche forte da noi, molto più forte. Ma il numero dei morti in qualche mese non fu di 15.000 né di 150.000, ma di un mezzo milione di battezzati falciati tra i 20 e i 35 anni in qualche mese. E non parlo che della parte francese. Nella cappella di Domo, non so se si dice così, esattamente
nella cappella del Santissimo Sacramento rivedo, non lo dimenticherò mai, le vetrate della messa in trincea. C'era una vetrata con la messa in trincea. Dietro i sacchi di sabbia un prete con dei paramenti lisi offre il santo sacrificio su un altare di fortuna. Un pezzo di candela è fissato sulle canne di due fucili, il cielo è rotto dalle granate, tutti gli alberi che si vedono sono spogli, spezzati, sradicati. I soldati hanno delle divise tutte infangate, è il momento solenne della consacrazione. Inclinano la testa, avendo sul loro volto un'espressione pregnante di adorazione, di riverenza, di accettazione della volontà divina, la messa prima di morire. Nella messa, la messa nella trincea, dice il Papa a me. E poi aggiunge che i francesi facciano ogni domenica gli sforzi che possono diventare eroici, facciano ogni domenica gli sforzi che possono diventare eroici per unirsi a una messa cattolica. E il Signore che ha istituito la messa farà misericordia alla Francia. Questo è valido per l'Italia, è valido per tutte le nazioni che il buon Dio ha voluto su questa terra. Thank you.